Siamo in streaming. Buonasera a tutti dall'Università degli Studi del Sanno e siamo qui per l'avvio del ciclo di seminari dedicati alla pace in cooperazione con la CRUI nell'ambito di una rete che si chiama RuniPace. Oggi ci sarà il primo di una serie di interventi, ma prima di entrare nel merito di questo seminario che terrò io stesso, sono il professor Roberto Rizzo, ho l'onore di dare la parola al prorettore, il professor Giuseppe Marotta, che parlerà a nome delle istituzioni e che spiegherà anche il senso di questa iniziativa. Grazie prorettore. Grazie a te, caro Roberto. Io saluto tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo. Ovviamente io porto il saluto del rettore. Il rettore è impegnato in una riunione istituzionale di questi tempi. Adesso si sta occupando, abbiamo in essere un comitato per la sicurezza per il Covid, e quindi è molto importante. Quindi lui sta seguendo questa attività. Dispiaciuto molto al rettore non poter essere presente, lo faccio io e presento questa iniziativa. Noi abbiamo aderito con grande entusiasmo alla rete Università per la Pace, perché è un tema a noi molto caro. Il professore Virgio è il nostro referente in questa rete e lui si occupa anche di questi temi. Il seminario che lui oggi ci presenta, lo spirito internazionalista della Costituzione italiana, e lui lo declinerà tenendo presente questo tema. Vi voglio dire innanzitutto che noi abbiamo aderito e presentiamo un programma fatto di 10 iniziative, 10 interventi. Quello di oggi è il primo, ne faremo uno al mese e chiuderemo a novembre. Noi quando abbiamo aderito a questa iniziativa abbiamo pensato di dare un carattere multidisciplinare a questo tema, perché combattere per la pace significa contrastare la guerra, ma per non avere guerra bisogna occuparsi delle cause di tutti quei problemi connessi alla vita dell'uomo in generale, che possono generare conflitti. E quindi da questa concezione della pace è scaturito un programma di iniziative multidisciplinari. Parleremo del cambiamento climatico nel seminario di marzo, parleremo della biotecnologia come servizio di prevenzione, quindi dei vaccini, il tema del Covid, degli strumenti di controllo della rete e quindi limitazione dei popoli, no? Le reti internet, i social. Parleremo di scienze di pace, di sviluppo economico e sviluppo dell'uomo. Parleremo quindi del tema dell'economia e delle disparità che oggi noi registriamo, collegate, connesse al particolare modello di sviluppo economico. Parleremo dell'acqua. L'acqua è una risorsa importante insieme all'aria e al suolo e alla terra, e quindi parleremo dell'acqua. Come sappiamo, molti oggi si preoccupano di questa risorsa, sia della sua scarsità legata anche ai cambiamenti climatici, ma anche ai temi dell'inquinamento di questa risorsa. Poi parleremo di acquaponica, che un nuovo paradigma di sviluppo che rientra nell'ottica dell'economia circolare, dove si mette insieme acquacultura e agricoltura, e in filiera, in un'ottica di circolarità, si risparmia l'acqua e si fa coltivazione idroponica e acquacultura contemporaneamente. Parleremo di fonti energetiche rinnovabili e infine della geoetica e pace. Geoetica è proprio un tema dell'etica legata proprio alla gestione dei suoli, all'utilizzo dei suoli, l'altra risorsa importante, come vi dicevo, la terra. Come vedete, noi abbiamo dato una
visione moderna dello sviluppo complessivamente, lo sviluppo oggi si dice sostenibile, le tre dimensioni economiche, sociali e ambientali le trattiamo tutti in questi 10 temi, proprio perché appunto noi abbiamo sposato già da tempo questa nuova visione culturale e dello sviluppo e politica dello sviluppo che poi ha portato, sta alla base dei famosissimi oramai 17 obiettivi, goals dell'Agenda 2030, agenda dell'ONU, da cui è scaturito il Green Deal dell'Unione Europea, da cui è scaturita la strategia per la sostenibilità italiana, che oggi sta portando anche all'istituzione di un nuovo ministero, il Ministero della Transizione Ecologica. Ecco, sono tutti approcci e tematiche importanti che vanno tutti, a mio giudizio, ma anche so che Roberto Virzo condivide questa visione, perché insieme abbiamo anche condiviso questa impostazione, vanno tutti in direzione della pace, perché tutte le tematiche che noi affrontiamo vanno a trattare una delle criticità della vita dell'uomo sul pianeta, che può essere ambientale, può essere economica, può essere sociale. Ecco, io invito tutti a continuare a seguirci perché noi, come siamo una piccola università, ma abbiamo molto a cuore diciamo, le esigenze, i bisogni di sviluppo culturali, economici, sociali del nostro territorio, e attraverso queste iniziative culturali vogliamo dare fino in fondo, fare fino in fondo la nostra parte e dare il nostro contributo. Io saluto e ringrazio tutti, ringrazio nuovamente Roberto Virzo e gli restituisco la parola. Grazie. Grazie mille, prorettore, grazie non solo per questa presentazione, ma soprattutto per esserti fatto promotore insieme al rettore di questa iniziativa, per aver voluto l'adesione dell'Università degli Studi del Sannio alla rete della CRUI Runi Pace, che è una rete che comprende 47 atenei e che quindi dimostra lo sforzo congiunto di molte università italiane nel settore della promozione della pace. Il primo di questi seminari, quello che appunto tocca a me sviluppare oggi, ruota intorno ad una questione un po' preliminare, vale a dire il valore della pace nell'ordinamento italiano e nella nostra Costituzione, che è una Costituzione complessivamente orientata verso l'internazionalizzazione, verso i valori internazionalisti. Io proverò a condividere, se riesco, delle slide durante questa presentazione. Adesso non lo so se ci riesco, ma proverò perché forse può essere utile parlare anche tenendo conto nello sviluppo, nel prosieguo di questa presentazione, di alcuni dati importanti come le stesse norme della Costituzione alle quali farò riferimento, oltre che di alcuni passaggi fondamentali nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. Sarà un intervento di circa tre quarti d'ora, credo che forse ora si riescono a vedere le slide. Allora, dunque, questo spirito internazionalista della Costituzione italiana, comincerei col dire che è stato di recente ripreso nel bellissimo discorso che ha tenuto il Presidente del Consiglio Draghi al Senato della Repubblica qualche giorno fa, il 17 febbraio 2021, il discorso programmatico, perché in questo discorso programmatico il Presidente Draghi ha fatto riferimento ad alcuni concetti molto importanti, quali quelli del multilateralismo efficace e soprattutto della sovranità condivisa. C'è una frase che è probabilmente destinata a essere molto citata anche in futuro perché ha riscosso molto consenso in seno all'opinione pubblica,
che la frase che forse è centrale in tutto il discorso di Draghi, non c'è sovranità senza, nella solitudine, c'è solo l'inganno di ciò che siamo, nell'oblio di ciò che siamo stati e nella negazione di quello che potremmo essere. Il presidente Draghi ha fatto riferimento anche al concetto di sovranità condivisa, che è un concetto molto importante nel discorso da lui tenuto, perché ha parlato di limitazioni della sovranità, di cessioni della sovranità, e ha utilizzato esattamente questo termine, ma che sono delle cessioni in realtà apparenti, perché lo Stato italiano, così come gli altri Stati, nell'ambito di questo multilateralismo efficace, cedono sovranità nelle aree di debolezza, cioè laddove non sono in grado di conseguire determinati obiettivi. Oggi le sfide che sono poste dalla cooperazione internazionale oppure da diciamo, i grandi problemi della comunità internazionale, per citare soltanto alcuni di quelli che sono più macroscopici, come il cambiamento climatico, il contrasto al terrorismo internazionale, anche alla luce di quello che è successo ieri, ad esempio, o il contrasto a forme di criminalità transnazionale come il narcotraffico o la corruzione internazionale, e questo è solo per fare alcuni esempi, non possono essere risolte unilateralmente dagli stati. È vano e inutile il tentativo solitario dello Stato. Bisogna invece unire gli sforzi. Ecco, allora questa cessione di sovranità è solo apparente perché nell'ambito della cooperazione internazionale, di un multilateralismo efficace, si possono raggiungere determinati obiettivi. E anzi, come sottolinea il presidente Draghi, in realtà non c'è una cessione di sovranità, ma c'è un acquisto di sovranità condivisa. È una forma diversa di sovranità. Per Draghi si tratta anzi di una vocazione, quella dell'Italia al multilateralismo efficace. Sono termini che il presidente Draghi ha utilizzato, quello di vocazione al multilateralismo efficace. Anzi, il presidente Draghi parla di alcuni ancoraggi che sono presenti nel nostro ordinamento, e questi ancoraggi sono alcune organizzazioni internazionali. Allora, è evidente che nel discorso del presidente Draghi, vi è è sotteso al discorso del presidente Draghi un richiamo ad una norma fondamentale della nostra Costituzione che informa quello spirito costituzionalista della stessa carta. La norma alla quale chiaramente faccio riferimento è l'articolo 11 della Costituzione, articolo 11 della Costituzione, dove appunto vi è quelle limitazioni alla sovranità, e che bisogna però capire il senso di questa portata, il senso di questa limitazione di sovranità, il senso che ha interpretato in maniera eccezionale il presidente Draghi nel discorso del 17 febbraio. Dunque, l'articolo 11 è un articolo che anche nella sua formulazione è una norma molto indicativa della Costituzione italiana. Come è noto, l'articolo 11 non è suddiviso in paragrafi o in commi, è una disposizione che ha l'articolo 11 un'unica comma, e questa disposizione è suddivisa nelle sue tre parti che la compongono da tre punti e virgola. Perché questa suddivisione anche dal punto di vista formale in questo modo? Perché in realtà la norma è collegata in tutti i suoi aspetti. Ciascun punto della disposizione dell'articolo 11
deve essere letto e interpretato alla luce degli altri, non possono essere considerati isolatamente. Anzitutto il valore, e questo si collega anche con il grande tema di questo ciclo di seminari dell'Università degli Studi del Sannio in collaborazione con la rete della CRUI, il grande tema dell'articolo 11 è quello della pace, evidentemente, il ripudio della guerra. La guerra nella prima parte dell'articolo 11, nel primo punto e virgola dell'articolo 11 della Costituzione italiana, è ripudiata dall'Italia, ritornerò fra un attimo su questo verbo ripudiare, sia come strumento di offesa della libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Allora, anzitutto qui c'è da fare una precisazione di carattere storico, ben nota a chi ha studiato il diritto costituzionale e il diritto internazionale. Vale a dire, fino al 1945 la guerra era considerato un mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e soltanto con l'approvazione, con l'adozione della Carta delle Nazioni Unite, della Carta di San Francisco appunto nel 1945, che la guerra viene bandita come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Nella Carta delle Nazioni Unite, all'articolo 2, paragrafo 4, vi è il divieto dell'uso della forza nelle relazioni internazionali, anzi l'articolo 2, paragrafo 4, parla anche della minaccia all'uso della forza, non solo dell'uso concreto ed effettivo della forza stessa, e questo articolo 2, paragrafo 4, va letto in combinato disposto con il paragrafo precedente, il paragrafo 3, cioè l'altra faccia della stessa medaglia è che appunto se la guerra è vietata nelle relazioni internazionali, gli stati non potranno più farvi ricorso per la risoluzione delle loro controversie. Da qui scaturisce l'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie internazionali che è sancito in quell'articolo 2, paragrafo 3 della Carta delle Nazioni Unite. Ora, nel 1945 l'Italia non era, non ha potuto essere invitata come membro originario della Carta delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione Nazioni Unite, e ha dovuto aderirvi nel 1955, vi ha potuto aderire in maniera anche molto sofferta soltanto nel 1955. Ora, in seno all'Assemblea Costituente, quindi si è cercato di ribadire in vista della futura adesione dell'Italia all'Organizzazione delle Nazioni Unite, il senso dell'appartenenza all'ONU. Per diventare membri dell'ONU bisogna essere degli stati amanti della pace, lo richiede l'articolo 4 insieme ad altre condizioni, e appunto l'Italia ha affermato nella Carta Costituzionale entrambe queste accezioni del divieto della guerra. E il primo come strumento di offesa alla libertà di altri popoli, che tra l'altro per l'Italia era fondamentale ribadirlo anche dopo l'esperienza fascista. Durante il ventennio fascista l'Italia si è diciamo macchiata anche di aggressione ad altri popoli, soprattutto quella molto che ha creato, diciamo, dei grossi problemi anche in seno alla comunità nazionale, al senso dell'etica della comunità nazionale italiana già all'epoca, che fu quella dell'aggressione all'Etiopia nel 1935, quindi un'offesa alla libertà di un popolo, di uno Stato indipendente, e anche come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La guerra però non è vietata in senso assoluto, così come non è vietata neanche nella Carta delle Nazioni Unite, cioè la guerra come
Legittima difesa è possibile, tant'è vero che nel nostro ordinamento noi abbiamo anche la guerra, la dichiarazione di guerra appunto per la legittima difesa. Vi è un'altra norma della Carta Costituzionale che prevede il sacro dovere di difesa della patria. Però la guerra intesa in quelle due accezioni, cioè come offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie, ecco, la guerra nel nostro articolo 11 della Costituzione e nei confronti della guerra vi è il ripudio. Ecco quella espressione di cui vi volevo parlare prima, ripudio. In seno all'Assemblea Costituente ci fu un dibattito su quale verbo utilizzare, condannare la guerra come strumento di offesa, ma condannare voleva dirne anche ammettere l'esistenza della guerra. Per l'Italia o rinuncia da parte dell'Italia, ma la rinuncia è un atto unilaterale che avrebbe comportato che poi in un altro momento l'ordinamento italiano, l'Italia avrebbe potuto far venir meno questa rinuncia stessa. Si scelse ripudio, ripudio proprio per sottolineare l'estraneità di questa esperienza della guerra nei due significati che vi ho appena detto dal nostro ordinamento. Ora, a questa prima parte dell'articolo 11 ne segue una seconda parte, vi ripeto, tutte nello stesso comma. Se l'obiettivo che l'Italia, se il valore che esprime la norma è quello appunto del ripudio della guerra, non può che conseguire da questo ripudio della guerra una dichiarazione del nostro ordinamento a favore della pace e della giustizia tra le nazioni. E l'Italia, per perseguire questo obiettivo della pace e della giustizia fra le nazioni, l'Italia è favorevole anche a quella, esprime il suo consenso a quelle limitazioni di sovranità, a quelle che il presidente Draghi ha parlato nelle aree di debolezza, ma che sono necessarie a promuovere un ordinamento che assicura la pace e la giustizia fra le nazioni, a quelle in un certo senso cessioni di sovranità che però comportano un acquisto, dice il presidente Draghi, di sovranità condivisa. Nell'articolo 11 si parla appunto di limitazioni di sovranità in condizioni di parità con gli altri stati, necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. E segue nell'ultima parte dell'articolo 11, ma sono tutte collegate, una misura di tipo positiva, e cioè quella che l'Italia, che consiste nella promozione e nel favore che l'Italia esprime per le organizzazioni internazionali che perseguono lo scopo della pace e della giustizia fra le nazioni. Non tutte le organizzazioni internazionali, naturalmente, ma determinate organizzazioni internazionali che possono perseguire questo scopo. L'articolo 11 è sicuramente una delle norme più belle non solo della nostra Costituzione, ma nel diritto costituzionale comparato, in una comparazione delle Costituzioni scritte degli stati che compongono la comunità internazionale, l'articolo 11 si erge tra le disposizioni sicuramente più belle che esprimono valori forti e da condividere su cui si basa la coesistenza stessa della comunità internazionale. E un aspetto molto interessante che riflette anche quella frase, non c'è sovranità nella solitudine, che ha ricordato il presidente Draghi nel discorso della scorsa settimana. Ecco, in quella, diciamo, in questa idea dell'articolo 11 vi è un aspetto importante, vale a dire c'è un legame tra le limitazioni di sovranità che consentono di acquistare la sovranità condivisa per promuovere la pace, naturalmente, la giustizia, per perseguire gli obiettivi della cooperazione internazionale, che oggi sono in primo luogo evidentemente quelli della promozione e protezione dell'ambiente, tra gli altri, come è stato sottolineato da più parti, ed è chiaro che è una sfida, oltre al contrasto alla pandemia,
è una sfida che dobbiamo tutti tenere presente. Ecco, queste limitazioni di sovranità sono nell'interesse dell'Italia, dell'interesse stesso dell'Italia. E questo rapporto tra le limitazioni necessarie all'ordinamento e l'interesse dell'Italia era chiarissimo già in seno all'Assemblea Costituente. E qui si può ricordare un discorso che fu tenuto, un intervento che fu fatto da Meuccio Riini in seno alla stessa Assemblea Costituente il 6 febbraio 47. L'articolo 11, come vedete dalla data di questo discorso, era ormai quasi pronto, l'attuale articolo 11 nella sua stesura definitiva. Ci furono delle altre limature, naturalmente, però lo spirito, il senso dell'articolo 11 ormai era pronto per essere approvato in seno all'Assemblea Costituente. Ecco, spiegando questa norma, Meuccio Ruini fece un intervento magistrale, ancora oggi molto richiamato nella dottrina sia di diritto internazionale che di storia del pensiero, oltre che di diritto costituzionale. E in questo intervento si scorge quel legame che ci deve essere tra le limitazioni di sovranità e l'interesse dell'Italia. Affermava Meuccio Ruini, in questo intervento magistrale del 6 febbraio 1947, che rinnegando recisamente la sciagurata parentesi fascista, l'Italia rinuncia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà di altri popoli. Stato indipendente e libero, l'Italia non consente in linea di principio altre limitazioni alla sua sovranità, ma si dichiara pronta, in condizioni di reciprocità e di uguaglianza, quelle necessarie per organizzare la solidarietà e la giusta pace fra i popoli. Poi la parola sovranità, solidarietà non fu inclusa nell'articolo 11. Contro ogni minaccia di rinascente nazionalismo, la nostra Costituzione si riallaccia a ciò che rappresenta non soltanto le più pure tradizioni, ma anche lo storico e concreto interesse dell'Italia, il rispetto dei valori internazionali. Ecco, come vedete, come si può vedere da questo discorso di Meuccio Ruini, sin dal 1947 l'interesse dell'Italia era quello di agganciarsi, di allacciarsi ai valori internazionali. Non c'è sovranità, oggi avrebbe detto Draghi, scusate, non c'è sovranità nella solitudine. È un interesse dell'Italia quello di riagganciarsi ai valori internazionali, di esercitare questa sovranità condivisa, soprattutto nelle aree di debolezza della cooperazione internazionale da parte dell'Italia. Quali sono però queste organizzazioni internazionali alle quali fa riferimento l'articolo 11 della Costituzione? Anche qui è interessante un po' la storia costituzionale di questa disposizione. Fu proposto sempre in seno all'Assemblea Costituente, una elencazione di queste organizzazioni. In realtà si voleva prevedere le limitazioni della sovranità, ovviamente a favore della nascente, anzi nel 1946 era già nata Organizzazione Nazioni Unite, e forse di qualche altra organizzazione internazionale. Lì intervenne invece, in seno all'Assemblea Costituente, furono effettuati vari interventi. Forse uno dei più belli è quello di Aldo Moro. E Aldo Moro, che era un professore di filosofia del diritto all'Università degli Studi di Bari, oggi quell'università prende proprio il nome Università degli Studi di Bari, Aldo Moro, e che aveva dedicato nelle sue lezioni di dottrina dello Stato un corso specifico proprio in quegli anni alla comunità internazionale, e che quindi era anch'egli in un certo senso un professore che conosceva il diritto internazionale, oltre ad alcuni
internazionalisti che erano presenti nella nostra Assemblea Costituente, primo luogo Tommaso Perassi, che poi vedremo fra un po' nel corso di questo breve seminario. Ecco, lì Aldo Moro sostenne che non era opportuno effettuare un richiamo specifico alle organizzazioni internazionali perché la norma doveva essere invece una norma aperta a tutte quelle organizzazioni che di volta in volta erano in grado di esprimere il valore della pace e della giustizia fra le nazioni. Quindi quella promozione è a favore di non di un'organizzazione internazionale unica e specifica, come avrebbero voluto alcuni padri costituenti, ma di tutte le organizzazioni che hanno le caratteristiche indicate dallo stesso articolo 11, cioè la promozione della pace e di un ordinamento basato sulla pace e la giustizia fra le nazioni. Chiaramente tra queste organizzazioni va annoverata l'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonché, e questo è un aspetto che vale sempre la pena ricordare, l'Unione Europea. La Corte Costituzionale, lo vedremo fra un attimo, ha affermato che l'appartenenza dell'Italia alle comunità europee, oggi all'Unione Europea, si fonda sull'articolo 11 della Costituzione italiana. Quindi l'Unione Europea è sicuramente una di quelle organizzazioni internazionali che l'Italia deve promuovere e favorire e nei confronti delle quali ci possono essere delle limitazioni di sovranità perché è un'organizzazione che promuove la pace, pace opposta alla guerra come strumento di offesa ai popoli e come mezzo di risoluzione in controversie internazionali, in quella interpretazione coordinata dell'articolo e sistematica dell'articolo 11 della Costituzione. Ora, che questo fosse l'obiettivo prioritario dell'Unione, era anche qui chiaro sin dall'origine, non solo perché, come è noto, l'articolo 3 del Trattato dell'Unione Europea, quando indica gli obiettivi, le finalità dell'Unione Europea indica come prima finalità, anche se spesso i denigratori di questa organizzazione internazionale lo dimenticano, e che parlano di mercato, economia, di qualcosa che è distante dal cittadino, ma in realtà il primo obiettivo che si prefigge l'Unione Europea è quello di promuovere la pace. Obiettivo che anzi si può dire che è stato realizzato. Noi veniamo da la storia europea, anche qui sono cose molto note, è una storia che è stata caratterizzata da secoli di guerre tra gli stati europei, di odio tra gli stati europei, non solo tra Francia e Germania, come vedremo fra un attimo per il richiamo che c'è nella dichiarazione Schuman del 1950. Ma anche tra altri stati europei, giusto per fare un esempio che ci riguarda, pensate a quanto odio c'è stato nel corso del XIX secolo e di buona parte del XX secolo tra l'Austria e l'Italia, mentre oggi siamo due paesi che cooperiamo nella pace, nel senso di appartenenza comune all'Unione Europea. Pensate a quante battaglie ci sono state tra questi due stati, in terra e mare, e quanti morti abbiamo lasciato in entrambi i fronti. Pensate a San Martino del Carso di Giuseppe Ungaretti, a quella poesia che appunto esprime la desolazione di un territorio completamente distrutto, di un saccheggio, di un paese in cui tutti gli abitanti sono stati uccisi da una guerra tra l'Italia, era la prima guerra mondiale, ma era una battaglia quella specifica tra l'Italia e l'Austria, o per andare più indietro, nella seconda metà del XIX secolo, nell'Ottocento, una battaglia marittima che è stata funesta per l'Italia e che è stata determinante anche per la codificazione del diritto internazionale umanitario, in particolare della Seconda Convenzione di Ginevra, la battaglia di Lissa. In quella battaglia
l'odio che ormai c'era tra italiani e austriaci era arrivato al punto tale che, facendo seguito in realtà diciamo, ad una precedente battaglia in cui gli italiani avevano fatto lo stesso, ma sia pure con un numero ridotto di vittime, la battaglia determinò la perdita di quasi 600 italiani, ma la perdita avvenne perché dopo l'affondamento delle navi italiane in questa battaglia gli austriaci non prestarono soccorso ai naufraghi che quindi perirono in mare. E ovviamente questo oggi è vietatissimo, a parte vietata diciamo la guerra navale, ma è vietato non prestare soccorso in mare, è una norma del diritto internazionale, oltre che del diritto internazionale umanitario. La seconda Convenzione di Ginevra richiama nei suoi lavori preparatori proprio questa battaglia, la battaglia di Lissa, e questo che dimostra quanto odio c'era tra gli italiani e gli austriaci, così come c'era tra i francesi e i tedeschi. Allora l'Unione Europea è stata in grado, le comunità prime, l'Unione Europea è stata in grado di esprimere questi valori sin dall'origine. L'obiettivo ultimo era un'integrazione dei popoli europei finalizzata proprio ad assicurare una pace duratura sul continente europeo. Questo emerge sin dal discorso del 1950, del 9 maggio 1950, che come sapete il 9 maggio proprio in ricordo di questo memorabile discorso di Robert Schuman è la giornata dell'Europa. Il 9 maggio 1950, in quel discorso, Schuman fece un chiaro riferimento al valore della pace che doveva perseguire questa organizzazione che si voleva costituire. Era la CECA, la prima delle comunità europee, la comunità europea che metteva insieme il carbone e l'acciaio e che era stata voluta da un'idea anche di Jean Monnet, che era un grande amico personale di Robert Schuman. E nel discorso che fece appunto Schuman ricordò: l'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costituita tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. La fusione delle produzioni di carbone e di acciaio assicurerà subito la costituzione di basi comuni per lo sviluppo economico, prima tappa della Federazione Europea, e cambierà il destino di queste regioni, ecco qui il riferimento al contrasto alla guerra, che per lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici, di cui più costantemente sono state le vittime. Quindi già la prima di queste comunità, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, nasce con quest'idea, che è appunto l'idea della pace, dell'obiettivo. Si aveva l'idea, mettendo in comune il carbone e l'acciaio, due risorse fondamentali, e che appunto l'acciaio era stato impiegato anche per la costruzione di armamenti bellici, e il carbone, i bacini della Ruhr, un'area di confine tra la Francia e la Germania, erano passati dall'uno all'altro stato più volte nel corso del XIX secolo e anche della prima parte del XX secolo, e questo aveva favorito la guerra tra gli stati. Mettere in comune queste due risorse era un modo per determinare una più forte coesione tra questi due stati. Alla CECA parteciparono sin dall'origine sei stati, oltre a Francia e Germania, come sapete, l'Italia e i tre paesi del Benelux. Ora, proprio per questo obiettivo che perseguono le comunità e oggi l'Unione, la Corte Costituzionale italiana ha ascritto l'Unione Europea tra le organizzazioni internazionali alle quali fa riferimento l'articolo 11 della Costituzione italiana, cioè la partecipazione dell'Italia
alle comunità e oggi all'Unione si fonda appunto sull'articolo 11, perché la Corte Costituzionale individua in queste organizzazioni regionali di integrazione delle organizzazioni che, come abbiamo visto, perseguono lo scopo della pace e della giustizia fra le nazioni. Quindi sono quelle organizzazioni che bisogna promuovere e favorire. E la Corte lo dice in maniera chiara sin dalla sentenza Costa-Enel, anche se poi da quella sentenza non scaturiscono chiaramente, diciamo, i passaggi successivi relativi alle limitazioni di sovranità, che appaiono più chiari in una sentenza in una serie di sentenze del 1975, che sono la sentenza Frontini, le sentenze delle industrie chimiche dell'Italia centrale, ma che trovano il loro compimento nella sentenza Granital del 1984 della Corte Costituzionale. Che richiamo? Perché anche in questa sede è opportuno richiamare la sentenza Granita? Perché appunto questa sentenza è una sentenza dalla quale si comprende bene qual è il senso delle limitazioni di sovranità di cui all'articolo 11. In realtà si tratta soltanto di quelle limitazioni di sovranità che sono necessarie a perseguire determinati scopi, gli scopi che sono enunciati dall'articolo 11 della Costituzione, cioè quella, per ritornare ancora una volta alle parole successive, naturalmente contemporanee di Draghi, a quella sovranità in un certo senso condivisa, quelle limitazioni verso una sovranità condivisa. Qui la Corte Costituzionale, il relatore, il redattore, il giudice estensore di questa sentenza è stato Antonio La Pergola, un professore coltissimo di diritto costituzionale comparato. Alla fine degli anni 60 aveva scritto una monografia molto importante su questi temi dei rapporti tra ordinamenti, e divenuto giudice della Corte Costituzionale, poi sarà anche avvocato generale presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha svolto anche funzioni di ministro, la legge comunitaria prende il suo nome, la legge La Pergola, quindi una persona alla quale l'ordinamento italiano deve molto, Antonio La Pergola. Bene, La Pergola in questa sentenza, la Corte Costituzionale tutta, nella sua natura di organo collegiale, naturalmente, di tribunale, di corte, la Corte Costituzionale fa un ragionamento molto importante, e appunto si basa su questa visione dualista che l'ordinamento italiano e l'ordinamento internazionale, incluso l'ordinamento delle comunità europee, sono degli ordinamenti distinti e separati, ancorché coordinati. Quindi si tratta di due ordinamenti separati. Ora, qual è da questa idea della separazione degli ordinamenti si discendono alcune conseguenze che si ricollegano appunto all'articolo 11 e all'idea stessa appunto che l'Unione, le comunità europee, oggi l'Unione, sono delle organizzazioni che promuovono la pace fra le nazioni. E cioè, qual è l'idea che è collegata? Le norme dell'ordinamento dell'Unione Europea, cioè prodotte in seno a quell'organizzazione internazionale, devono poter produrre degli effetti nell'ordinamento interno. È chiaro che la produzione di queste norme, che sono spesso intrusive come i regolamenti dell'Unione Europea, possono avere un effetto sull'esercizio della sovranità dell'ordinamento da parte dell'Italia. Ma i due ordinamenti sono in qualche modo coordinati. Allora, che cosa afferma la sentenza Granital, in prosieguo da questo primo punto di vista di altre sentenze della stessa Corte Costituzionale? In realtà qui la Corte Costituzionale nella sentenza Granital afferma: le norme del diritto dell'Unione Europea costituiscono un limite all'applicazione del diritto interno italiano, cioè il giudice interno, l'operatore giuridico
italiano deve applicare il diritto dell'Unione Europea, del diritto comunitario ovviamente all'epoca, oggi del diritto dell'Unione Europea, proprio perché il diritto dell'Unione Europea è il diritto emanato in seno ad un'organizzazione internazionale che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 11 della Costituzione, cioè quelle organizzazioni che promuovono la pace e la giustizia tra le nazioni. Quindi il diritto dell'Unione Europea come limite all'applicazione del diritto interno si applica il diritto del comunitario, oggi diritto dell'Unione, e si disapplica il diritto interno. Quindi applicazione del diritto dell'Unione Europea, disapplicazione del diritto interno. Non è che il diritto interno smette di produrre effetti, ma qualora c'è un'antinomia, ci sia un'antinomia, qualora sorga un contrasto tra le due norme, si procede direttamente con l'applicazione del diritto dell'Unione Europea e con la disapplicazione del diritto interno. Questo in forza delle limitazioni di sovranità a cui fa riferimento l'articolo 11 della Costituzione. Ma poiché l'articolo 11 della Costituzione parla di limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento internazionale che persegua il valore della pace e della giustizia delle nazioni in tutt'uno con quel ripudio della guerra che apre l'articolo 11 stesso della Costituzione, è chiaro che però quando e ove una norma del diritto dell'Unione Europea finisca per, ipoteticamente, ma in realtà può anche succedere nel caso concreto, finisca per urtare, per cozzare, per contrastare con i valori fondamentali del nostro ordinamento, allora quel limite non può più operare, non sono più quei limiti necessari di cui fa riferimento l'articolo 11. E la Costituzione italiana si protegge, e lo stesso la pergola a configurare un rimedio. Limitazioni in ossequio dell'articolo 11 della Costituzione, ma anche dei controlimiti, limiti e controlimiti. I limiti sono dati dal diritto dell'Unione Europea oggi, che deve essere applicato in luogo del diritto nazionale, i controlimiti che si verificano quando questo diritto urta con i valori fondamentali del nostro ordinamento. E quindi a quel punto non si apre il cancello che consente l'ingresso nell'ordinamento interno del diritto dell'Unione Europea e non lo si applica. Ad essere disapplicato è appunto quel diritto dell'Unione Europea, perché scattano dei limiti ai limiti, appunto dei controlimiti. Il diritto interno si protegge, l'ordinamento, i valori fondamentali si proteggono e quindi chiudono il cancello al diritto dell'Unione Europea che non può entrare. Sono dei controlimiti ai limiti dell'applicazione del diritto interno che discendono dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Ora, l'articolo 11, dedicherò ovviamente pochi minuti alle altre norme perché diciamo fra una ventina di minuti dovrei poter terminare questo mio seminario di apertura. L'articolo 11 della Costituzione è soltanto una delle norme alla quale fa riferimento lo spirito internazionalista della Costituzione, cioè che riflettono, scusate, questo spirito internazionalista della Costituzione. Una seconda norma che bisogna, che si può prendere qui in considerazione, e partirei da questa perché ha delle evidenti assonanze con l'articolo 11 della Costituzione, è l'articolo 35, perché l'articolo 35, come vedete, questo suddiviso in commi, l'articolo 35 della Costituzione al terzo comma fa riferimento agli accordi e le organizzazioni internazionali che sono intese ad affermare e regolare i diritti del lavoro. E similmente all'articolo 11 della Costituzione italiana, anzi riprendendo la stessa formulazione della parte finale dell'articolo 11 della Costituzione, parla di promozione e favore per gli accordi e le organizzazioni internazionali, promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Anzitutto qui ancora una volta facciamo un salto in seno all'Assemblea Costituente. Questa norma fu abbastanza dibattuta
La madre di questa norma, si parla proprio di madre, in questo caso è una delle nostre costituenti, una delle donne che erano presenti in seno all'Assemblea Costituente, una democristiana che si chiamava Guidi Cingolani. Ora, la Guidi Cingolani aveva seguito con molto interesse il tema della partecipazione dell'Italia all'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Questa organizzazione è una delle organizzazioni più antiche, esisteva già all'epoca della Società delle Nazioni, e ha tra le sue caratteristiche specifiche quella di prevedere come diciamo nel seggio, in seno all'Assemblea dell'organizzazione stessa, una composizione da parte degli stati che è articolata, cioè oltre al rappresentante del governo ci deve essere il rappresentante delle varie forze produttive dell'economia, quindi il rappresentante del sindacato, il rappresentante dell'associazione degli industriali, degli agricoltori. Ora, che era successo? Che in seno alla Quando, con l'avvento del fascismo, Mussolini, decise di, estromettere, facendo una sorta di, violazione rispetto allo statuto, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, alla Costituzione dell'OIL, così si chiama Costituzione, decise di estromettere il rappresentante della CGIL e permettere un rappresentante della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, che era naturalmente vicinissimo al governo, quindi in spregio allo spirito stesso dell'appartenenza dell'Italia all'OIL. Quindi la Guidi Cingolani riteneva che, insieme ad altri, naturalmente, il Partito Socialista, il Partito Comunista, la stessa DC, i sindacati, poi i tre grandi sindacati esprimevano il Partito Socialista, la DC stessa e il Partito Comunista, con forze diverse, con sensibilità diverse, ma poi il sindacato per molti aspetti anche unitario. Ecco, la Guidi Cingolani promosse disposizione perché voleva appunto ancorare, per utilizzare sempre un termine ora ripreso da Draghi, per ancorare l'Italia anche a questa organizzazione internazionale. Ora, ribadendola nella Costituzione, è chiaro che si voleva dare una maggiore forza a questa stessa norma, questa appartenenza dell'Italia all'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Tra l'altro, mi permetto di sottolineare un aspetto. Il comma successivo della stessa disposizione prevede che la Repubblica Italiana riconosce la libertà di emigrazione e tutela il lavoro italiano all'estero. Dobbiamo ricordarci che dopo la Seconda Guerra Mondiale noi eravamo soprattutto un paese di emigrazione. Anche ieri sono state richiamate delle parole che sono state pronunciate dall'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, che è stato vittima di un vile attentato, e l'ambasciatore ricordava che anche nella Repubblica Democratica del Congo si è avuta un'emigrazione di italiani che volevano migliorare, un'emigrazione di tipo economico, e volevano migliorare lo status di vita rispetto a quello che poteva offrirgli il nostro paese subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Bene, la Cingolani nel suo discorso di presentazione collega giustamente le due disposizioni: promuove e favorire le organizzazioni internazionali intesa ad affermare e regolare i diritti del lavoro. È un interesse dell'Italia. Perché è un interesse dell'Italia? Perché è chiaro che più questi accordi internazionali sono ratificati, queste convenzioni dell'OIL sono ratificate in seno agli stati, quindi l'Italia deve promuoverle e favorirle, più si tutelerà all'estero il lavoro degli italiani. Ecco l'ultimo comma dell'articolo 35. Però se noi ben riflettiamo ora, questo articolo 35 della Costituzione italiana è una disposizione
che presenta delle analogie, sì, con l'articolo 11, ma anche delle differenze. Ecco, in questa materia noi abbiamo una promozione delle organizzazioni e degli accordi internazionali intesi ad affermare regolari diritti del lavoro, ma non le limitazioni di sovranità. Le limitazioni di sovranità l'Italia le ammette per le organizzazioni internazionali che perseguono lo scopo della pace e della giustizia fra le nazioni. Quindi l'Italia, quando ratifica, ad esempio, una convenzione dell'OIL, la convenzione, se viene ratificata con legge ordinaria, rientrerà, oggi lo sappiamo, nell'ambito di applicazione dell'articolo 117 e quindi come norma interposta, questo vale per chi conosce la materia, ma non certo nell'ambito di applicazione dell'articolo 11 della Costituzione italiana, e quindi non si avrà una disapplicazione del diritto interno. Si dovrà verificare, appunto, diciamo, con il meccanismo previsto dall'articolo 117 della Costituzione, che ormai, diciamo, è novellato nel 2001, se la norma statale, la legge ordinaria statale o regionale è conforme all'accordo internazionale, ma se ne dovrà poi vedere la conformità dell'accordo internazionale, o meglio della legge di esecuzione del trattato internazionale, che è appunto la norma interposta, con la Costituzione stessa. Ecco, non abbiamo quello stesso meccanismo che vediamo invece per l'articolo 11 della Costituzione e che riguarda invece le nostre l'appartenenza all'ONU o l'appartenenza all'Unione Europea. Altra norma che vale la pena richiamare negli ultimi minuti di questa presentazione è un'altra norma bellissima della nostra Costituzione, che è l'articolo 10 della Costituzione, quantomeno la prima parte dell'articolo 10, anche il proseguo dell'articolo 10 è molto bello, però in questo momento mi soffermerei soltanto sulla prima parte dell'articolo 10 della Costituzione, e cioè quella in cui si afferma l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Ecco un'altra norma che riflette in maniera molto ampia lo spirito internazionalista della nostra Costituzione, lo spirito che hanno voluto i nostri padri costituenti, per riprendere le parole di Ruini, dopo la sciagurata parentesi fascista. Ora, qual è il senso dell'articolo 10 della Costituzione italiana? Anzitutto, permettetemi anche qui di fare un richiamo storico. Questa norma ha un papà molto noto, che è un costituente, Tommaso Perassi, era un professore di diritto internazionale e di diritto costituzionale, e Tommaso Perassi molto rispettato, molto autorevole, naturalmente riuscì a far approvare la sua formulazione dell'articolo 10 della Costituzione. A sua volta Perassi si era ispirato anche a dei lavori di Roberto Ago e Gaetano Morelli, che in una commissione preparatoria all'Assemblea Costituente, la Commissione Forti, avevano già predisposto, diciamo, una formulazione abbastanza simile all'articolo 10. Però Perassi in realtà si ispira ad una Costituzione precedente di un altro Stato, che è la Costituzione di Weimar del 1919. Ora, in questa Costituzione, l'articolo 4, sostanzialmente, il testo è molto simile a quello dell'attuale articolo 10 della Costituzione. E Perassi lo dice chiaramente, in seno all'Assemblea Costituente, si ispira a questa norma, all'articolo 4 della Costituzione di Weimar. Solo che lì, nella Costituzione di Weimar, si faceva riferimento alla Germania, lì, diciamo, si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Qui invece è l'ordinamento giuridico italiano che si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. È una visione anche qui dualista dell'ordinamento italiano, cioè le norme di diritto internazionale
vivono nell'ordinamento internazionale, le norme di diritto internazionale generale, quindi le consuetudini, i principi generali del diritto, però il nostro ordinamento si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Tanto che Perassi stesso utilizza una formula che prende dalla dottrina tedesca, in seno all'Assemblea Costituente lo dice, ma poi nei suoi lavori successivi, lavori di dottrina, non richiama più la precedente dottrina tedesca, quindi ne rivendica in un certo senso la paternità, ma è una paternità solo in parte sua, certo per la Costituzione italiana lo è, ma non l'origine della disposizione, perché appunto l'origine anche della stessa espressione è nella dottrina tedesca, che è quella del trasformatore permanente. Cioè che cosa fa l'articolo 10 della Costituzione? Ecco l'apertura internazionalista. L'articolo 10 della Costituzione è una sorta di porta, il trasformatore come quello dell'energia elettrica, le norme di diritto internazionale generale entrano nel nostro ordinamento per il tramite dell'articolo 10, quindi l'articolo 10 le fa entrare, solo che però queste sono norme che sono state concepite, che vivono, operano, spiegano i loro effetti nell'ordinamento internazionale, ma non nell'ordinamento interno. Nel momento in cui l'articolo 10 ne consente l'ingresso nell'ordinamento interno, le trasforma in norme di diritto interno. Ecco perché trasformatore, e le trasforma con il rango di diritto costituzionale. Il rango costituzionale, scusate. Ora, è permanente perché il diritto internazionale generale, diciamo, no, non riguarda questo trasformatore automatico e permanente ogni volta una singola norma consuetudinaria, ad esempio l'obbligo di non respingimento dei richiedenti protezione internazionale, che è una norma di diritto internazionale generale. Non è che noi dobbiamo adottare una norma costituzionale in forza dell'articolo 10 che conferisce rango costituzionale appunto a questa norma dell'ordinamento internazionale. Quella norma entra assumendo questo rango per il tramite dell'articolo 10 in maniera automatica. È permanente perché via via che le norme di diritto internazionale generale si formano in quell'ordinamento, entrano in maniera automatica nell'ordinamento. E quando perdono, quindi cadono in desuetudine, perdono la loro efficacia, smettono di esistere anche nell'ordinamento interno, o meglio, smette di esistere la norma di diritto interno trasformata, che ha trasformato, ammettendone l'ingresso, la norma di diritto internazionale, generale. Intanto anche qui un'ultimissima precisazione, e cioè collegata a questo profilo, e cioè che l'articolo 10 fa riferimento soltanto al diritto internazionale generale, non al diritto pattizio. Questo perché? Perché il diritto internazionale generale è il diritto che riflette la coesistenza fra gli stati, è quel diritto che si è formato a prescindere dall'espresso consenso di tutti gli stati. Le norme di diritto internazionale generale sono le norme su cui si fonda la coesistenza stessa della comunità. Anche il divieto dell'uso della forza, che ha origine pattizia in un certo senso, però poi, proprio perché la Costituzione italiana, Stato non membro, tante altre Costituzioni l'hanno riconosciuto, la Corte Internazionale di Giustizia poi nell'86 dirà nella sentenza Nicaragua, attività militari in e contro il Nicaragua, dirà che il divieto dell'uso della forza ha natura consuetudinaria. Ecco appunto anche qui questa norma dell'articolo 10 della Costituzione, che fa riferimento appunto a queste norme di diritto internazionale generale, quelle che non si basano sul consenso, la consuetudine non è un accordo tacito, ma che esprimono la coesistenza degli stati. Invece il diritto pattizio è il diritto che esprime la cooperazione internazionale, quel multilateralismo efficace di cui parla Draghi, anche ovviamente. Possono essere anche norme che riflettono una cooperazione bilaterale, non sono multilaterale, le norme pattizie, ma che vincolano soltanto quelle parti contraenti, e quindi sono delle norme. Uno Stato non è obbligato a ratificare o a vincolarsi a un trattato internazionale, ma se lo fa, è chiaro che poi deve rispettare quelle norme. E se lo fa è perché ne ha una convenienza. La convenienza è quella
acquistare sovranità condivisa, per dire sempre, per utilizzare di nuovo l'espressione di Draghi, per cooperare in un determinato settore, in una determinata materia. Allora, una norma molto bella, anche qui poi la Corte Costituzionale ha applicato però i controlimiti, ricorda, è vero, queste norme di diritto internazionale generale entrano nel nostro ordinamento per il tramite dell'articolo 10, hanno valore hanno rango costituzionale, però è chiaro che se una norma di diritto internazionale generale finisce per urtare con i valori fondamentali, è chiaro che quella norma, anche qui con una visione dualistica, qui il redattore, l'estensore della sentenza 238 del 2014, il professor Tesauro, quella norma non entra nell'ordinamento italiano e non può essere quindi applicata. Ecco, questo in conclusione può essere ritenuto un po' il senso dell'appartenenza dell'Italia, di questo spirito, scusate, internazionalista della Costituzione. Qual è appunto la conclusione? La conclusione è che appunto l'Italia ha una grande apertura, il nostro ordinamento, la nostra Costituzione, ai valori internazionali, soprattutto quelli della pace, della giustizia fra le nazioni, e il nostro ordinamento è nell'interesse dell'Italia difendere questi valori che sono alla base della coesistenza e che consentono anche di esercitare una sovranità condivisa, che l'acquisto di questa sovranità condivisa determina delle cessioni di sovranità, delle limitazioni di sovranità, purché però queste limitazioni di sovranità sono necessarie al raggiungimento di determinati obiettivi e non incidono sui valori fondamentali, sugli altri valori fondamentali che caratterizzano il nostro ordinamento. Allora, io adesso controllo se ci sono delle domande nella chat, ma credo che non ce ne siano, perché chiedo conferma alla dottoressa Del Grosso che sta seguendo, diciamo, da remoto questo seminario, per vedere se ci sono delle domande in chat, perché altrimenti, se non ci sono domande, ok, ci sono soltanto dei saluti, mi dice la dottoressa Del Grosso, da parte degli studenti, e questo mi fa molto piacere, quindi ringrazio. E vi ricordo che questo è il primo di un, come lo diceva il prorettore, per volere dello stesso prorettore e del rettore, questo è il primo di una serie di eventi che accompagneranno l'Università del Sannio per tutto il 2021 fino a novembre. Vi do appuntamento al 7 marzo, dovrebbe essere il prossimo seminario, che avrà ad oggetto un tema fondamentale su cui deve articolarsi la cooperazione internazionale, che è quello delle sfide che sono poste dal cambiamento climatico. E a parlare questa volta nello spirito multidisciplinare che impernia questa iniziativa, che caratterizza questa iniziativa, sarà un professore di scienze, quindi chi meglio di lui, professor Valente, chi meglio di lui, appunto Valente, potrà accompagnarci nell'esame di questo tema. Quindi arrivederci, grazie a tutti per aver partecipato a questo seminario, e ci vediamo per chi vuole il 7 marzo per parlare di un argomento fondamentale per tutti noi, che è quello del cambiamento climatico. Ringrazio ancora l'Università degli Studi di Stagno per aver voluto questa iniziativa e per averla concretata. Grazie mille.